Abbiamo ancora il no, senti. Ha capito, ma Massimo se n'è andato, si mangia per finta. Vabbè, non c'è problema. Adesso, dopo il cappellano del Cagliari, il cappellano della Pola, facciamo entrare Don Gigi. Alleluia, 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 alleluia. Come va? Tutto bene? Molto contento, Don Gigi. Contento? Contento, sono cosa contento. Cosa è successo, Don Gigi? Sono tornato ieri dall'Africa. Eri in Africa? Sono andato con suo principale. Anche io. Principale chi? Checco. Il Papa. Sa santità, sì. Era col Papa. Mi vuole bene, mi vuole. Mi vuole bene, ma per un mese di come lei cosa le fa il Papa in Africa? Proprio ci sa zanzara, c'è da. Perché ci dovevo appena sto zinzo, capito? Ma sta scherzando? No, no, c'era la zanzara sul moschetto a pelle, non faceva a rimanere. Meschino, checco. Cioè, quindi lei aveva il compito di ammazzare le zanzare? Sì, signora, cioè, sì, sì. E come faceva? No, e come passavo le zanzare, pow! Le avevo rotto di... l'Unione Sarda rotolato. Come l'Unione Sarda? L'Unione Sarda, sì. In Africa? In Africa. L'ho portato. È meglio l'Unione Sarda. La casetta dello sport, no, perché è rosa e si vuole su senso, capito? L'Unione Sarda. E poi lo raccoglievo e moschito e senso e faceva cena su Chitto. Ma come cena? Che schifo, dai! Sì, sì, è un famone buono. C'era un benedicente africano da porto, cardinale. Come di cardinale? Lui non ha il potere di fare. Come se appoggiamo le zanzare in conca? Zà, gruppo del giornale in conca. Dopo un'ora c'aveva tutto il sangue delle zanzare, vedono la pallina del cardinale. C'era. Monello. Che stava ridendo, mi diceva, sì. Mi faceva fare lo sgambetto alle suore, poi le scinà e rideva. Oh, bravo, 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 mi dice. Sa zanzare su moschito, du va su asuki tu. Ma ti prego, sai questo? Domino vobiscu. Ma che raga tu prego? Papa tu Francisco. Letterina, letturina. Letturina. In quel tempo a Seulo la valanga non era ancora scesa. A Seulo. Che lettura è questa? Non era ancora scesa. Il padre di Isacco portò con sé suo figlio nel monte per Deuto. Per Deuto. Affinché nessuno potesse né vederli né sentirli. Arrivati su, costruì un altare e disse a Isacco: ascutta, pago pago. Mantina a casa di fumente sigaretta, se è vero. Ma che lettura è questa? Dai. Al che Isacco ammise dicendo: sì, padre. Ne sto fumando 20 al giorno, nazionali senza filtro. Il padre, in presa al nervoso, prese il ramo più grosso e incominza ad spaccare in conca su villo. Fin quando dal cielo si intravede una luce e scende signor Angelo. Signor Angelo Ghini. Signor Angelo, signor Angelo. Ah, un angelo! Ma lo signor Angelo! Signor Angelo che disse: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli alcun male. Ora so che lui ti teme. Al che il padre si voltò, guardò il signor Angelo e rispose: scusa, ma guarda, Angeletto, ma te sei assistente sociale? Boh! in verità ti dico, prima che tu fossi arrivato, mio figlio era già spissidato. E adesso le mani... Vuole mangiare un po' di canguro? Prego! Alleluia, 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 alleluia. Prego, padre. Il canguro a mangiare tu, dusato... Mara! Radiolina! Si accomodi, padre! Sessili! Mara, buono. Cosa dicono a Radiolina? Innanzitutto vogliono chiedere allo chef William Sanna quale vino si sposa meglio con la carne di canguro. Un rosso sicuramente. Allora, quale vino? Un attimo!